Lamberto Bertolè, che è il presidente del Consiglio Comunale di Milano. Oggi viene toccato un problema di cui si parla tantissimo, le periferie, c'è stato anche un piano del governo per questo. Il Comune di Milano quanto ha ricevuto da questo piano? La domanda di fondo oggi è se stiamo o no costruendo una società più giusta, e progetti come questo e quelli che stiamo mettendo insieme cercano di rispondere in modo innovativo a questa domanda. Noi abbiamo la necessità di prendere con forza iniziative e posizioni per risolvere alcuni problemi, perché questa società che sta crescendo a due velocità così diverse sta creando tensioni intollerabili, ingiustizia, e rischiamo davvero di non riuscire poi più a gestire i problemi. Dobbiamo assolutamente intervenire con coraggio, innovando le pratiche, i processi e investendo molto nelle periferie. Ecco, oltre al tema delle periferie, un tema che sta creando molto tensione anche in comune è quello dei profughi. Ieri anche l'assessore regionale Gallera ha fatto il sopralluogo al centro di Via Samaritani e ha detto che la situazione è molto critica e insostenibile. Com'è possibile, insomma, cercare di far fronte a questo, secondo lei? Ma i numeri assoluti in Italia non sono altissimi. Se ciascuno facesse il suo sarebbe tutto più semplice. La città di Milano comunque, per tradizione, storia, cultura, valori, non si sottrae ai suoi compiti di accoglienza e solidarietà, e quindi nel rispetto delle regole cerchiamo di garantire prima assistenza e un ricovero per tutte le persone che affrontano situazioni così difficili. Ripeto, se ciascuno, se ogni comune, ogni regione facesse fino in fondo il suo dovere sarebbe tutto più semplice. Noi dobbiamo trovare delle strategie che consentano di rispondere in modo positivo alle domande di accoglienza, cercando di costruire dei luoghi non troppo grandi, piccoli, in modo tale che anche i contesti di accoglienza siano sereni, tranquilli rispetto a questa cosa. La città di Milano ha risposto a tutti i livelli in modo straordinario, dal singolo cittadino all'associazione all'amministrazione comunale, quindi credo che sia la strada giusta. Una domanda: fino a che punto però secondo lei si può accogliere, visto che appunto i numeri sono cospicui? Ripeto, sono cospicui a Milano, non in Italia, perché i 150.000 profughi di cui parliamo in un paese come il nostro sono assolutamente accoglibili. Abbiamo paesi che ne accolgono molti, molti di più, e non parlo di paesi europei ovviamente. Se ciascuno facesse il suo dovere sarebbe assolutamente gestibile.